Radio, sono Chiara Nicoletti e come potete vedere sono in compagnia di Giulia Bianconi. Cosa significa? Significa che siamo all'interno della rubrica Mom Plus Mom che torna e se la vedete vuol dire che questa è la prima, ve lo annuncio come chi ci segue lo saprà, versione video di Mom Plus Mom e per farlo abbiamo pensato che avevamo bisogno di un ospite d'onore e quindi qui con noi c'è Giorgia Wurt, benvenuta su Fred e grazie. Ma grazie, grazie a voi ragazze, ciao. Tutta al femminile, questo Tutta appunto. femminile, sì, perfetto. Tre mamme per un'occasione speciale perché abbiamo un film da consigliare questa settimana che è Glass Boy di Samuele Rossi che dal 1 febbraio sarà sulle migliori piattaforme di streaming, quindi disponibile. Sì, anche in Glass Boy sono una mamma, tra l'altro, del protagonista, che poi è il vero protagonista, i veri protagonisti di questo film sono dei bambini barra ragazzi, poi quell'età in cui non sai ancora bene come definirli, perché magari se gli dici bambini si offendono, però ragazzi non lo sono ancora, no? Diciamo nella preadolescenza, ecco, quel momento lì un po' critico. E Pino, il protagonista del film, appunto mio figlio, è un bambino un po' particolare. Lui si sente diverso dagli altri, in qualche modo lo è, anche se poi tutti siamo diversi per definizione, ma lui è affetto da emofilia e per cui è molto pericoloso per lui fare qualsiasi cosa, perché se dovesse uscire, cadere, farsi male, rischia ogni volta la sua vita. Per cui, diciamo, viene un po' cresciuto da questi genitori, io e David Parilla, che interpreta il papà, in questa, come dire, gabbia di vetro, in questa casa molto bella, molto grande, dove ha a disposizione tutti i giochi del mondo, dove ha un maestro che privatamente gli insegna, lo istruisce, lo erudisce. Però a un certo punto lui, giusto come tutti i bambini del mondo, vuole la libertà, vede dalla sua finestra. Ecco, anche molto attuale, no? Adesso che siamo un po' tutti costretti in casa, lui lo è da tanti anni e da questa finestra che dà su questo cortile, vede questi ragazzini, questi suoi coetanei che giocano, che sono, insomma, sono due bande rivali, eccetera. E a un certo punto lui vuole vivere, vuole la libertà. E quindi avventura. Beh, è molto carino questo film, è piacevole, penso da vedere sia per i ragazzi perché è una fiaba che li porta un po' a sognare in questo momento, come dicevi tu, un po' complicato in cui i ragazzi di adesso sono purtroppo obbligati a stare molto tempo a casa anche per fare la didattica a distanza, però è un film che guarda anche agli adulti, perché poi è pieno di citazioni. E il tuo personaggio è particolare perché è combattuto, no? La tua mamma è combattuta da un amore nei confronti del figlio, appunto una mamma iperprotettiva perché ha paura che gli accada qualcosa, però vorrebbe dare la libertà che desidera il figlio, e dall'altra ha una mamma, una nonna, cioè una nonna dietro che insomma invece è ancora più iperprotettiva e poi compie un gesto che non sveliamo, però insomma arriverà addirittura appunto a fare qualcosa di estremo. Ecco, come ti sei rapportata a questo ruolo che appunto non è solo da mamma, ma è anche da figlia e la tua mamma nel film è Loretta Goggi. Eh sì, esattamente. Lisa è tra due poli opposti, tra Pino e tra sua mamma, la nonna di Pino, Loretta Goggi, appunto, che bisogna dire, bisogna premettere che Loretta aveva, nel film, no? Elena, nonna Elena, aveva un marito che è morto per la stessa malattia del nipotino di Pino, e io da genitore, quando ho deciso di avere un bambino, sapevo che c'erano probabilità che questo, perché è ereditaria, no? Questa malattia, sapevo di poter mettere al mondo un bambino emofilo anch'io, a mia volta. Quindi c'è anche tutto un discorso, abbiamo lavorato così anche col regista sul senso di colpa, no? Perché appunto da una parte è come se lei un po'
mettendo al mondo questo bambino, sapeva a cosa poteva andare incontro. E questo senso di colpa è molto alimentato da questa nonna così presente, così dispotica, che forse è malata di troppo amore, ecco, a volte il troppo amore non è sano, non è salutare. E quindi Elisa, che è sia figlia sia mamma, è combattuta tra questi due calamite che la attraggono e la respingono a seconda dei momenti, e alla fine capirà però quello che è giusto per il suo bambino, no? Perché alla fine puoi vivere davvero senza qualsiasi cosa tranne una, la speranza. Cioè, finché hai un barlume di speranza ti puoi aggrappare alla vita e provare a risalire, no? Ma se viene a mancare quello, puoi avere anche tutto il resto, ma non è più vita, è un lasciarsi vivere. E quindi la speranza di poter vivere in modo attivo è quello che tiene in vita questo bambino, e una madre a un certo punto lo capisce, almeno Elisa a un certo punto lo capisce, però insomma ci mette un po' a capirlo, ecco, deve proprio trovarsi davanti a degli eventi belli tosti, ma alla fine anche la nonna in un certo qual modo lo capirà. Tornando a Glass Boy, ecco, lo diceva Giulia all'inizio, è pieno di, io più che citazioni direi omaggi. Omaggi soprattutto al cinema che chi è stato bambino negli anni Ottanta ha amato tantissimo e che ha segnato il teen movie, il coming of age, a partire da I Goonies, passando per Stand By Me, c'è anche una piccola citazione a Ritorno al Futuro e anche a film e serie TV che citano e omaggiano quel periodo, vedi Stranger Things. Quindi mi chiedevo, per te che sei stata bambina in quel periodo, quali sono i film del cuore che questo film omaggiano e quelli che pensi che un giorno i tuoi figli dovranno assolutamente vedere, compreso la scuola? Guarda, io sono un caso a parte, nel senso che io praticamente quando ero bambina non vedevo film, cioè io vedevo praticamente solo i cartoni animati, e che sono ancora molto forti nel mio immaginario tuttora, no? Cioè io per esempio, il mio sogno è quello di interpretare Lady Oscar, che per me è stato veramente un mantra, ma anche tanti altri, insomma. E adesso poco a poco anche quei bambini, per esempio i miei, adesso sono invasati da Tiger Man, la sigla, tutte queste cose. E le favole, cioè io sono molto cresciuta con le favole, con Dumbo, che poi è la mia favola preferita, il libro della giungla. Quindi da questo punto di vista non ho una cultura particolarmente, come dire, spiccata su quei film per ragazzi di quegli anni lì. Li ho un po', poi invece il nostro regista Samuele è un'enciclopedia vivente, cioè per lui ogni cosa, capito, ha una storia, è un omaggio, è un'evoluzione di qualcos'altro, e insomma si vedeva proprio, cioè era molto affascinante questo suo modo di raccontarla questa storia, sia in fase di scrittura che poi in fase di riprese dopo. Io invece sono un po' più ignorantona da questo, cioè io sono proprio appunto Kiss Me Licia, Lupin, sono cresciuta con quelle robe lì. Vabbè, ma il bello di Glass Boy è che mette insieme tutta una serie di immaginari, no? Il cinema anni Ottanta, le fiabe, i supereroi, i fumetti, insomma ci sono tanti punti immaginari diversi. Adesso ti chiediamo un attimo di fare il nostro lavoro, cioè quello di dire il perché, di consigliare Glass Boy, quindi perché bisogna vedere Glass Boy? Io credo che Glass Boy sia un film veramente per tutti, cioè io l'ho visto anche, non avevo visto niente, quando Samuele me l'ha mandato che era proprio cotto, finito tutto, quindi ero un po' tornata quasi vergine, perché si sapeva la storia, però dopo un anno, e l'ho apprezzato moltissimo comunque da donna adulta,
So di persone, vostre colleghe, anche giornaliste, che l'hanno visto per, come stampa con i loro figli e gli è piaciuto molto. Credo sia abbastanza universale, perché poi è una favola con però anche aspetti molto realistici, che in qualche modo regala un po', ecco, un po' di speranza in questo momento in cui ne abbiamo davvero bisogno, un po' a tutti. Credo che Glassboy vada visto per questo, cioè penso che dopo averlo visto si sta un pochino meglio. Mi sembra un consiglio perfetto, quindi da me, Giulia Bianconi, Mom Plus Mom, grazie. Giorgia Wurt per essere stata con noi, per aver inaugurato la versione, puoi dire, video di Mom Plus Mom e per Glass Boy, e speriamo prima o poi di vederci di persona. Appena si può vengo a Roma. E grazie a Giorgia Wurt vi abbiamo consigliato qui a Mom Plus Mom con Giulia Bianconi Glass Boy dal 1 febbraio disponibile streaming sulle migliori piattaforme. Grazie Giulia Bianconi, è stato un piacere condividere anche il video con te. Grazie Chiara Nicoletti, finalmente ci vediamo vis-à-vis. E quindi tornate presto per un nuovo appuntamento di Mom Plus Mom con me, Chiara Nicoletti e Giulia Bianconi su Fred, da Festival Insider.